La loro moralità, i loro principi, sono uno stupido scherzo. Li mollano appena cominciano i problemi. Sono bravi solo quanto il mondo permette loro di esserlo. Te lo dimostro. Quando le cose vanno male, queste persone civili e per bene si sbranano tra di loro. Vedi, io non sono un mostro. Sono in anticipo sul percorso. Ehi. Sì? Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Ok. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Se le persone che amiamo ci vengono portate via, perché continuino a vivere, non dobbiamo mai smettere di amarle. Le case bruciano, le persone muoiono, ma il vero amore è per sempre. Io credo che l'amore serva soprattutto a vendere molte scatole di cioccolatini e, sa, in certe culture, una gallina. Mi dia dell'ingenuo, non fa niente. Perché in fondo continuo a crederci. In buona sostanza, le coppie veramente giuste sguazzano in mezzo alla stessa merda di tutti gli altri. La grossa differenza è che non si lasciano sommergere. Uno dei due si farà forza e ogni volta che occorre lotterà per quel rapporto. Se è giusto e se sono molto fortunati, uno dei due dirà qualcosa. Che cosa mi ci hai portato a fare? Peter. È assurdo, è solo un cane. Sì, bravo, tesoro. Solo un cane? Solo? Portos, non dargli ascolto. Portos sogna di essere un orso e tu vuoi distruggere questa sua chimera dicendo che è solo un cane. Che orribile, mortificante parola. È come dire, non può scalare quella montagna, è solo un uomo. O quello non è un diamante, è solo un sasso. Solo. Devo parlare con lei, dottor House. Suor Augustine crede in cose che non sono reali. Credevo che fosse un requisito di voi suore. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Dividere la minestra non è un miracolo, Bruce, è un trucchetto. Una madre sola che deve fare due lavori e che trova ancora il tempo di accompagnare il figlio a scuola di calcio, quello sì che è un vero miracolo. Un adolescente che dice di no alla droga e dice sì all'istruzione. Questo è un miracolo. Le persone vogliono che faccia tutto io e non si rendono conto che sono loro ad avere il potere. Vuoi vedere un miracolo, figliolo? Sì, il tuo miracolo. Aspetta, che fai? Vai via? Sì, penso che tu sappia cavartela adesso. E se ho bisogno di te, se devo farti delle domande? È un tuo problema, Bruce. È il problema di tutti quanti. Continua a guardare in alto.